Rocco, vieni a piai sordi, vieni. Un'altra volta a Pinter Bazzuglia. Allora, 8,80, 8,90, 900, 9,50 e 1 milione. Sei contento che hai vinto, Rocco? Eh no, io ho scommesso 1 milione. E beh? Qua non c'è 1 milione. Queste sono 120.000 lire, no? C'ha percentuale mia che me la so presa, regolare. Ma 180.000 lire. E lì la chiama, caiotti! Dire che stavo a giocare la moto, eh? Ma rieccolo che ritorna questo. Ma mi sa che oggi non trova nessuno. La pasta, vieni un po' qua, vieni. Con quei pasta asciutta che mi hai fatto male quando c'è tuo padre. Stavolta, oltre alla moto, mi voglio giocare pure a risolvere. No, forza, io che sono a giocare la moto col Murena, eh? Perciò date la moto. Io già due, gli ho date. E io dai adesso, tanto per te la moto, non è niente. Pause. Dai. Andiamo? Oh, ma hanno ritagallato se male ne ha vinciuto 4. Sai che ti dico? Che se non sappia lui, sappia il barone. Persa per persa io ci provo. Poi non dimentichiamo se... che la fortuna sta dalla parte mia, eh? Oh, mi sono passati davanti 80 milioni, tu lascia perdere che non ho presi. Tanto però sono passati davanti. Ma allora che vuoi fare? Perché non mi presenti che tu lo conosci? Ma sei sicuro? Guarda che Achille è uno cattivo. E che io so buono? Presentamelo. Amore! Qua c'è sta una che non sa caga su. Se voglio una motocicletta. E chi è? Mica ce lo sa che gli aspetta. Oh, ma questo chi è? Tu lo conosci? Mi pareva il Paiuca. Ma il Paiuca sta dietro. Allora sarà da Corizzone. Ha capito questo? Ma vieni qua che mossa divertimo. Sergio. Oscar. Ma chi te manda? Vengo da solo. Ma lo sai di che si tratta qua? Ce lo so, ce lo so. Guarda che l'arrivo è molto pericoloso. Due macchine incrociate, c'entra solo una motocicletta. Fammi imbuto dalla morte. A me mi sta bene, se sta bene a lui sta bene pure a me. Ah, oh, questo conosce pure imbuto dalla morte. Ma non è che la prima buca mi caschi e te rompi. Però io vorrei precisare una cosa. Io non corro tanto per la motocicletta, io corro per i contanti, 5 milioni secchi sparati a me, eh. Senti, qui sta a parlare col più grande clandestino del mondo. Qui ce ne so 10. Se arrivi, te pigli 5 milioni. Se perdi, mi lasci la motocicletta e te ne vai. In qualsiasi stato arriva? Ma pensa ad arriva bene di, pensa. Ma chi è quello? Lo conoscete voi? Per me c'è la faccia da bambaciole. L'arrivo in buto è molto pericoloso. Non voglio stronzate, eh! Oscar, state attenti che secondo non trovo se buono. Oh, mi sta scassando la motocicletta, che lei no! Te ne vuoi, no? Oh, regà, mi raccomando, corsa regolare, niente scorrettezze, va bene? La partenza è...
Mannaggia. Ermurena andò sta. Ermurena si è rotta, va a raccoglia, va. Lo sapeva che vinceva. Dai. Si mi ha domandato Rick. Voglio si troppo forte, si troppo forte. L'ho sempre detto, eh? E tengo una tasca segreta. Mi raccomando, Ti preoccupare. Eppure sai che stavo pensando. Che fine oggi siamo stati coglioni. Perché se ci pensavano un po' prima se potevo portare una motocicletta ogni giorno. Io voglio conoscere tutti i posti dove fanno ste gare, perché io mi sento fortunato. Io sento che la fortuna adesso sta virando dalla mia parte. Ma pure io penso. Tu stai là, frega niente. Sei storto, non faccio in matanza. Non sei tu. Ah, troppo buono, permetti una parola. Oh, che guarda che la corsa non è stata regolare. Come ne stata regolare? Metti giù le mani. Ma che posso uscire nel mezzo? Basta così. Come ti senti? Tiè, principà, l'avevo conciato proprio male. Ha vinto bene, ha vinto. Uomo di merda! Avvocato, mia sorella quando me la fate uscire? Quando tu diventi un po' più furbo. Ti avevo detto di dire in tribunale alle 7 di sera. Hai detto alle 7 di mattina. In una notte crolla Sansone con tutti i ministeri. Tu gli testimoni contro e io la devo far uscire. Sì? Pronto, avvocato? Sono capo, un amico Roscar. Siamo stati aggrediti. Dove? Come? Quando? Ma da dove telefoni? Dal porto fluviale. Roscar sta ridotto proprio male, non ce la fa reggersi in piedi. È molto grave? È intrasportabile? Ma che ne sa, ci mica faccio, dottori? Io pronto soccorso lo posso manco accompagnare. Sono chi nei precedenti, ma restano proprio. Ah, andiamo bene, ma non ti preoccupare se fai quello che ti dico io. Accompagnala a questo indirizzo. Aspetta. Clinica Villa dei Cipressi, Viale Luciano Manara, 54B Frascati. Vacci subito e chiedi del professor Amilcare Cecconi. Ti diranno che non c'è. Tu allora digli che ti manda Miraglia, il colonnello della finanza. In un secondo te lo trovi davanti sulla attenti. Digli che io arrivo subito. Prendi Oscar e mettilo nelle mani del professor Cecconi. Sono manine d'oro quelle. Lui sa quello che deve fare. L'ha già aperto? Sì. Cecconi, che vuoi? L'hai trovata? C'è. E che sono spastico, guarda che roba. Ma che è una bestia. Ma sei sicuro che è solo Milza? È solo Milza, sì. Questo è grosso, sì. È uno che magna, sa. Ma è incredibile. Questa vale un miliardo. Sì. Piuttosto mi ha portato i soldi. Cercone, ti ho fatto uscire dal carcere. Sei in libertà provvisoria. Hai ripreso a fare il chirurgo. Pure i soldi vuoi? I soldi te ne prendiamo tanto. Tu sai che io non mi fido di nessuno, no? E le buone ci fermiamo vicino a Nubivia. E la luce sta una fontanella. Arrivano sì loro. Ci levano i soldi da culo e ci abbuffano i mazzati. Ma come sta, Oscar? È ferito? No, non ti preoccupare, sta in buone mani. Esce di mano a roppa rimane. E dove l'hanno portato? Era una villa che conosceva l'avvocato. Si trova a Frascati, guarda che si vuoi, ti accompagna, non ti preoccupare. Sì, va bene, aspettami qui sotto. Mi vesto e scendo subito, ok? E gli tengo la motocicletta a bacio. Oh, ma fa un presto, ne metterà a pittà. Dio, mamma. Dio, mamma, Dio. Ecco, si sta svegliando. Delira? Riconosce l'uomo? Guarda che bella sorpresina. Indovina chi è? È il tuo avvocato. Sì, sì. Ti è stato sempre vicino, come un angelo custode. Grazie. Buongiorno, Bettinari. Che nebbia, avvocato. Ve vedo tutti alonati, ve vedo. È un effetto ottico. Ti sei appena svegliato? Stai allegro, Bettinari. Da un male è nato un bene. Se devo essere sincero, io sono contento che t'hanno gonfiato. Perché contento? Perché sì, se quei birbaccioni non ti avessero menato, il professor Cecconi non avrebbe avuto la possibilità di operare.
Avvocà. Sì? Mi sento dire a tutto, da tutte le parti. È certo che ti dirà. Ah. C'hai uno squarcio lungo come un braccio da qua a parte. Da qua a parte? Da quella parte, no? Dicemi dire, è certo che tira in bolla la Milza. Che c'è al posto della Milza? Avvocà, per favore, non voglio più sentir parlare di Milza. Non ne parliamo proprio più, va bene? Vuoi scherzare, Bettinari? Anzi, ne dobbiamo parlare, perché adesso viene il bello, adesso che te l'hanno levata. Che manna a me? E come? Me l'hanno levata? Me l'hanno levata e come? Ma come levata? Che spettacolo, era come una bocca di vulcano. C'avevi una Milza grossa come la capoccia. Quando l'ho vista è stata una sorpresa per me. Non era la Milza di un uomo. E che? Anche Cicconi è rimasto sorpreso. Solo il gorilla, che è una bestia, ce l'ha di quelle dimensioni. E adesso che la Milza se n'è andata, guarda chi è arrivato. Il certificato. Firmato professor Amilcare Cicconi. Oh, questo vale centinaia di milioni, sai. Che guarda. Solo per curiosità. Ma che fai? Proprio adesso dormi. Svegliate.